Pace bene a tutti. Oggi, 11 marzo, ricordiamo San Costantino, re. Costantino nacque intorno al 520 e ascese al trono probabilmente nel 537, dopo la morte di suo padre Cado, divenendo il re dell'attuale Cornovaglia. Il primo periodo della sua vita si distinse per la sua scelleratezza, pluriassassino e sacrilego. Si separò dalla moglie per essere più libero, ma poi si convertì al cristianesimo, in seguito ad un incontro con San Petroc, anch'egli di estrazione nobile. Dopo la conversione, e morta la giovane moglie, abdicò in favore del figlio Bledric per dedicarsi alla vita religiosa. Fondò chiese e visse molti anni come monaco in Irlanda. Studiò le sacre scritture e ricevette l'ordinazione presbiterale. Divenne eremita presso Cardiff e fu apostolo di San Columba di Iona e di San Kentingern. Sotto la loro direzione si spinse verso il nord ed evangelizzò le popolazioni indigene dei Pitti, nell'odierna Scozia. Fu in questo periodo che, grazie a lui, il paese si convertì al cristianesimo, assumendo il nome di Scozia. In questa terra, per la sua fede nel Vangelo, che proclamava apertamente nelle piazze, venne trucidato da alcuni pagani fanatici il 9 maggio del 576 a Kintyre. Le sue spoglie mortali vennero traslate a Govan, nella chiesa che prese il suo nome. Nacque così una forte venerazione nei suoi confronti, che perdura sino ai giorni nostri. È venerato come re e martire l'11 marzo. La figura di San Costantino è molto particolare. Era un sovrano, un re. Possiamo immaginarlo come uno di quei re cattivi dei film o dei cartoni animati, ma proprio spietato, un assassino, un violento, anche un sacrilego. Si sbarazza di sua moglie perché era un impiccio, diciamo così, era una persona che lo limitava in quello che doveva fare. Nelle priorità di questo Costantino re c'era il suo regno, il suo potere, tutto ciò che era un ostacolo. Se ne sbarazzava tranquillamente senza avere alcuna pietà e alcuno scrupolo. Però poi arriva un cambiamento, arriva la conversione. Costantino abdicherà al suo regno e addirittura morirà martire. Cosa possiamo imparare da questa storia di Costantino che da re diventa martire, da violento diventa uno che ha subito fino alla morte la violenza? Bene, ognuno di noi può considerarsi un piccolo sovrano di un piccolo regno. E quando è che anche tu diventi violento per il tuo regno? Quando è che anche tu inizi a prevaricare sugli altri pur di difendere qualcosa che per te è prezioso? E magari si diventa cattivi, si diventa di quelle persone che parlano male, si diventa di quelle persone che commettono anche della piccola violenza. Ci aiuti, San Costantino, proprio a fare quest'atto di abdicare a questo nostro regno che ci obbliga ad essere violenti per difendere questo regno. E così, forse come Costantino, scopriremo quello che è il vero potere, quello che è stato il potere di Cristo, che ha potuto dire: non siete voi che mi prendete la vita, ma io ve la do e ho il potere di riprenderla quando voglio. Proprio per questo preghiamo anche noi di poter abdicare dalla nostra violenza e dalla nostra sovranità che in realtà ci fa prigionieri. San Costantino prega per noi.